accanto a me i creatori della Dea della Sostenibilità. Vero Paolo? Sì, finalmente la possiamo vedere nella sua interezza, e questa diciamo è la creazione che ho ideato insieme ad Andrea Sbarrini, che ha creato l'abito e diciamo con i capelli, il trucco, tutto, diciamo, per dare questa immagine così un po' moderna di quello che può essere diciamo la Dea della Sostenibilità di oggi. Meravigliosa, intanto diamole un nome. Lucilla, complimenti perché sei bellissima, bellissima. Paolo, a cosa ti sei ispirato? Beh, mi sono ispirato alla natura. Insieme ad Andrea abbiamo pensato ai colori della natura, agli alberi, a ciò che poteva rievocare in qualche modo anche la, diciamo, questa dea. Però abbiamo considerato il fatto di dare un taglio moderno, perché comunque siamo in un'epoca dove non si può fare costume oppure rievocare cose già vissute. Diciamo abbiamo sentito proprio il profumo, ecco, attraverso il profumo di quello che era il vissuto, e abbiamo ripresentato questo in maniera più giovane e attuale. Andrea, dimmi come nasce tutto questo. Ma nasce dall'idea, come facciamo con Paolo, di creare questa dea della sostenibilità e della bellezza, soprattutto della natura, creando questi grandi manicotti che ricordano un po' gli alberi, le chiome rigogliose, questo body che va a lanciare questo prato fiorito, che ci fa pensare proprio alla rigogliosità della natura, insomma. Quindi la sfilata si aprirà con la Dea della Sostenibilità. Sì, insomma, mi sembra di buon auspicio, anche di grande augurio per questo nostro universo così danneggiato, no? Assolutamente sì. E siamo propositivi per questo, perché siamo rispettosi della natura da tanto tempo. Poi chi mi conosce da una vita, e diciamo che questa è una parte sensibile che ho sempre avuto. E sempre. Andrea. Assolutamente, dicevo, concordo tutto in pieno. Poi lavorare con lui è stato pazzesco, cioè è una persona veramente unica. Diciamo che ama il suo lavoro come anche io amo il mio, e quindi ci siamo trovati subito da primo impatto e stata subito sintonia. Io vi ringrazio tanto, Paolo, Andrea, Lucilla, complimenti, in bocca al lupo per questa passerella importante di questa sera che apre Alta Roma 2022. Ci vediamo tra pochissimo. Grazie.